Buongiorno, siamo al Policlinico Umberto I di Roma, con il professor Francesco Fedele. Professore, buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno. Professore, direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e Respiratorie per Policlinico. Professore, parliamo oggi di problematiche importanti, spesso anche un po' di difficile diagnostica. Tra l'altro avete anche proprio fatto recentemente un evento, un meeting, in la via del respiro. Quindi tutte problematiche che sono a carico del, del respiro, quindi dei polmoni, ma non solo. Perché poi cuore e polmoni, adesso ce lo racconterà un po' Sono strettamente collegata. Eh, il meeting si concentrava sulla BPCO, quindi la broncopneumopatia cronico-ostruttiva e l'asma, due patologie che in qualche maniera a volte coincidono, a volte la diagnosi non è così semplice. Facciamo un po' il quadro della situazione e diamo anche qualche numero allora, che ci faccia capire. Sì, allora eh, intanto le, le patologie. Sì. Eh, Polmonari eh, incidono moltissimo eh, sulla mortalità e sulla morbilità: la morbilità e l'incidenza proprio della patologia nella popolazione. Al primo posto sono le malattie cardiovascolari, poi vengono le malattie dell'appato respiratorio e poi, in terza battuta, i, i tumori e poi via via tutte le altre. Eh, quindi estrema attenzione proprio perché naturalmente eh, una gran parte della popolazione viene, viene colpita, eh, molti appunto fanno riferimento all'ospedale, in particolar modo appunto soggetti con gravi problemi respiratori rappresentati prevalentemente dalla dispnea, sostenuti dall'asma dall o dalla, bronco, dalla broncoperia cronica ostruttiva. Ora queste due patologie in parte eh, si eh, possono essere distinte, parlo per esempio del, dell'asma, faccio soltanto un esempio dell'asma allergico eh, giovanile, è chiaro che eh, questa disreattività bronchiale dei muscoli bronchiali della muscolatura bronchiale che dà questa difficoltà respiratoria cioè l'aria proprio perché c'è uno spasmo dei bronchi rimane intrappolata e non riesce ad uscire e quindi eh, sentiamo no, questi eh, giovani che fischiano addirittura si sente sì. il rumore sì. respiratorio e si può anche ascoltare naturalmente con, eh, con l'esame obiettivo arriviamo poi al bronchitico cioè chi ha avuto ripetuti episodi sì. di, eh, di bronchite e che naturalmente sviluppa dei danni importanti strutturali sia a livello polmonare sia anche a livello dei vasi polmonari e che anche in questa situazione durante le riacutilizzazioni può sostenere in questo caso la disattività bronchiale quindi può essere sostenuta invece da eh, agenti patogeni che possono essere un virus o anche più batteri. Naturalmente, la broncopianopatia è una malattia eh, cronica eh, che può richiedere anche eh, diverse ospedalizzazioni. È chiaro che ad ogni ospedalizzazione Così come avviene per altre patologie croniche degenerative, si perde diciamo, capitale, capitale mm. in termini di eh, struttura eh, polmonare certo. e con, con conseguente disfunzione respiratoria. Prima, giustamente, mh, diceva, io sono cardiologo, non sono un cromologo, però eh, da sempre come scuola eh, abbiamo avuto l'attenzione per questi due. Organi e apparati perché in fondo c'è un'unità anatomica del cuore e dei polmoni, sono un'unità funzionale e anche durante la patologia si ammalano in concomitanza. Basta pensare che il polmone è rappresentato prevalentemente da vasi, quindi è un grandissimo letto vascolare polmonare. Il letto vascolare polmonare è di circa 70 metri quadri, è come un campo. È Un campo di, eh, da, da, da tennis, e, da un punto di vista fisiologico, il cuore è la pompa, i polmoni sono il mantice che portano l'ossigeno nel sangue che poi viene trasportato ai tessuti e poi dai tessuti viene, eh, diciamo, emessa la nitide cardonica che viene espulsa dai polmoni. Quindi vedete che tutti e due gli organi contribuiscono, chiamiamola, alla respirazione ad apportare l'adeguato apporto di ossigeno ai, eh, ai tessuti. E da un punto di vista fisiopatologico: un'alterazione di un organo comporta alterazione dell'altro. Adesso se partiamo dalla patologia polmonare quello che succede durante un attacco di asma e quello che succede in corso di broncopanemia cronica, noi abbiamo una sofferenza anche del, del cuore. Perché abbiamo una sofferenza del cuore? Perché abbiamo un aumento delle resistenze anche a livello del circolo polmonare sostenuto al fatto che l'aria rimane intrappolata nei polmoni, abbiamo una sofferenza del cuore. Che nasce dal fatto che esiste un disturbo di ossigenazione, certo. quindi il cuore, come tutti gli altri organi, viene, viene compromesso. Quindi una, una, una sofferenza che riguarda prevalentemente in corso di patologia polmonare, che riguarda prevalentemente il cuore destro, cioè che vuol dire il ventricolo destro e l'atrio destro. D'altro lato, anche, siccome parliamo anche di asma, è vero che qui parliamo di asma prevalentemente sostenuta dalla patologia polmonare, sì. pensate che anche durante episodi di insufficienza sì. di circolo, cioè quando il cuore. Soprattutto la parte sinistra del cuore non riesce a pompare sangue nel circolo sistemico, si può avere una congestione polmonare e un'espressione della congestione polmonare può essere un attacco di asma. In questo caso è l'asma cardiaco, certo. cioè la disreattività del, della muscolatura bronchiale è sostenuta dal fatto che esiste un aumento del contenuto di acqua certo. del polmone per insufficienza cardiaca. Quindi. Io spero, da, insomma, di, 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 di in queste, in queste brevi parole di aver fatto capire come le due patologie spesso si intersecano e, per fortuna, sempre più vediamo persone di età avanzata, cioè la popolazione invecchia, la popolazione sì. invecchia grazie a. Al, ai progressi della medicina, prevalentemente in campo cardiovascolare e pneumologico, e quindi le due patologie cardiaca e polmonare sì. spesso, uh, spesso si, incontra. si, si incontrano e, e si sovrappongono. Si incontrano spesso anche i fattori di rischio, penso al fumo quanto per esempio possa essere sicuramente eh, predisponente per patologie cardiovascolari e altrettanto per no, patologie senza altro questa quindi, è una cosa che va è... rimarcata, cioè la lotta al fumo eh, è, è fondamentale perché il, il, il fumo eh, naturalmente c'è la doppia componente, mm. no? fumiamo la sigaretta, quindi c'è l'aspetto... Eh, tossico rappresentato dalla nicotina o, o farmacologico eh, della nicotina, che sicuramente incide a livello basale e a livello cardiaco, aumentando il consumo di ossigeno del cuore. E poi ci sono tutto l'effetto tossico del monossido di carbonio, cioè dei prodotti della, della combustione della, della sigaretta, e questi attualmente sono tossici per il cuore ma ancora di più per, per i polmoni, per i bronchi, i bronchioli e gli alveoli. Quindi con, con naturalmente danno e predisposizione a fenomeni asmatici e a fenomeni di broncopiopatia senza poi parlare del rischio prevalentemente a livello polmonare appunto di patologia neoplastica. Sicuramente per un percorso corretto è anche necessaria una diagnosi differenziale che comunque dia la possibilità di andare poi a personalizzare quelle che sono, soprattutto sulle patologie croniche, credo che sia fondamentale avere un approccio molto personalizzato che tenga conto anche magari di comorbidità e quant'altro. No, senz'altro, infatti, eh, di fronte a questi pazienti, per, una, eh, diciamo, per un inquadramento e una stratificazione, perché è molto importante poi, in prima battuta, fare la diagnosi, sì. poi fare una valutazione funzionale per stratificare il livello di rischio, e questo vedremo perché è importante sia per il paziente sia. Per considerazione di tipo organizzativo, per esempio, è fondamentale eh, eh, utilizzare eh, le, le, prove, eh, le prove spirometriche, che danno eh, l'indicazione su quella che è la compromissione polmonare, cioè se esiste una componente prevalentemente ostruttiva, cioè se la funzione polmonare è legata prevalentemente all'ostruzione e quindi allo spasmo più o sì. meno reversibile della muscolatura liscia bronchiale oppure se esiste una situazione restrittiva, cioè non è tanto l'ostruzione che determina la patologia polmonare, quanto proprio è la perdita, quello che diciamo di capitale, di tessuto, cioè c'è una restrizione della componente parenchimale e della componente vascolare del polmone e quindi poi con le conseguenze anche sulla funzione cardiaca. Quindi, è fondamentale per l'inquadramento, è fondamentale intanto interpretare bene, come in, come in medicina, i sintomi e i segni del paziente, inquadrarlo in base all'età del paziente, in base appunto a quella che è l'anamnesi, a quelli che sono i fattori di rischio e poi la valutazione funzionale è incentrata prevalentemente sulla spirometria punto come dicevo sì. e anche sulla emogas analisi. Che cos'è l'emogas analisi? È un prelievo che viene fatto non sulla vena, ma sì, viene fatto sull'arteria sì. e ci dà la quantità di ossigeno che c'è nel sangue, sì. quindi come avviene, diciamo, L'emogas analisi, possiamo dire, che rappresenta il, la vera sintesi della funzione cardio sì. perché misura eh, non soltanto quella che è il trasporto di ossigeno, la saturazione di ossigeno nel sangue ma misura quella che è la pressione parziale di ossigeno nel sangue, la pressione parziale di anidride carbonica nel sangue, anche quella è molto importante perché così se l'anidride carbonica nel sangue è più alta, questa pressione parziale sicuramente significa che c'è un difetto polmonare, se invece per esempio è molto bassa questo può essere un meccanismo di compenso del mm. polmone per una situazione invece cardiovascolare compromessa, esiste anche la possibilità di, eh, di calcolare appunto come sono i, i, i tamponi del sangue che servono appunto a mantenere un altro parametro importante che viene ricavato dall'Hemogast analisi che è il pH mm. del, del, nostro, del nostro sangue. Eh, sicuramente la possibilità di valutare i due organi e di valutare anche il tipo di terapie per non danneggiare una condizione piuttosto che un'altra. Ecco, questa è anche una cosa molto importante. Noi abbiamo, siamo stati tra i primi, diciamo in Italia, a organizzare eh, un dipartimento eh, cardiopolmonare e devo dire che all'inizio la cosa non è facile perché si tende da specialisti ognuno a guardare diciamo, il, proprio, il proprio orto. E invece dobbiamo sapere che naturalmente ci sono dei farmaci che noi diamo per la terapia polmonare che possono incidere negativamente sul cuore e dei farmaci che noi diamo per la terapia cardiaca che possono incidere negativamente sul eh. polmone. Quindi questo è molto, molto importante, per esempio ci sono dei farmaci per... Per, proprio per l'asma okay. per il broncospasmo Che tendono Che, che per esempio stimolano i beta recettori Adesso non entro nello specifico okay. Ma che tendono per esempio A aumentare la frequenza cardiaca In un cardiopatico okay. Un aumento spropositato Della frequenza cardiaca Non è il massimo Così come ci sono dei farmaci Che usiamo per esempio in eh, cardiologia Che sono a questo punto di vista Invece i beta bloccanti okay. Che fanno bene al cuore Perché abbassano la frequenza cardiaca Perché abbassano la pressione anteriore però alcuni no. di questi possono essere estremamente negativi perché invece rilevano oppure accentuano il broncospasmo a livello polmonare quindi per esempio sono controindicati alcuni di questi adesso ci sono quelli di ultima generazione più selettivi però alcuni beta bloccanti sono controindicati per le crisi asmatiche in paziente che ha la crisi asmatiche quindi ecco la conoscenza solo per dirne una non soltanto della fisiopatologia perché come dicevamo prima per una corretta diagnosi Diagnosi e inquadramento, no? paziente prevalentemente con patologia polmonare, paziente prevalentemente con patologia cardiaca, paziente con patologia combinata, ma anche proprio per un corretto iter terapeutico. Come si può fare in qualche maniera prevenzione? come si può, soprattutto se c'è comunque già una, una patologia in atto, andare quantomeno a prevenire quelle che sono magari le crisi. Le, le... Ecco, questo è molto importante. Io penso che sia molto importante, adesso si parla tanto di rapporti, anche il, il, il simposio è la via del respiro. Sì. Via del respiro indica no, che si vuole fare un percorso, mm. eh, una via. Assistita e penso che per fare prevenzione valida, prevenzione primaria, prevenzione secondaria sia importante questo stretto rapporto di cui se ne parla tanto: ospedale territorio. Cioè, il tutto deve partire, la prevenzione primaria deve iniziare dal medico di famiglia. È il medico di famiglia. Proprio, no? Se non lo vogliamo chiamare medico di base, è medico di famiglia è molto meglio. È quello che conosce bene il, il soggetto, conosce bene la famiglia, quindi sa quali sono i fattori di rischio, sa quali sono, diciamo, le determinanti genetici, le genetiche e la familiarità. Quindi la prevenzione nasce già da lì, naturalmente. C'è tutta la prevenzione basata sull'istituto di vita. Prima abbiamo accennato al, al fumo. È importante eh, un altro elemento di prevenzione, ovviamente, è evitare o cercare un'adeguata alimentazione perché, naturalmente, il sovrappeso fa male: fa male per il cuore, ma fa male anche. Per, certo. per, per, per i muscoli respiratori, vedi quello che succede negli obesi, okay. la cosiddetta segno di pickwick, questi, questi, questi pazienti addirittura no, si addormentano sì. spontaneamente no, perché naturalmente il polmone non riesce ad avere più la sua eh, normale escursione, per cioè. cui aumenta l'anidride carbonica nel sangue e uno, uno si addormenta. Così come appunto abbiamo detto, quindi, un'attività fisica sì. per. Per ridurre eh, l'obesità e poi, appunto, per eh, in, anche, anche le vaccinazioni sono molto mm. importanti per prevenire questi episodi. Naturalmente, mm. eh, la sensibilità della popolazione e non soltanto della popolazione cosiddetta a rischio mm. per le vaccinazioni anti-influenzali. Ci avviciniamo eh, sì. no, al periodo influenzale, non aspettiamo che scoppi l'epidemia, ma vacciniamoci spesso, no. prima. Quindi, sicuramente si può fare e poi naturalmente naturalmente l'attenzione deve diventare sempre maggiori per chi ha avuto un primo episodio, per chi ha avuto un primo ricovero e naturalmente anche lì deve essere la sensibilità del, del medico di famiglia e dello specialista del territorio poi a capire quelle che sono realmente fare un filtro e quelle che sono le situazioni che devono essere trattate in ospedale con la terapia antibiotica mirata, con la terapia antibiotica endovenosa oppure laddove ci sono poi le forme di insufficienza respiratoria più grave, naturalmente l'ospedale permette di eh, non soltanto di fare un'ossigioterapia, che può essere fatta anche domiciliarmente, ma di fare un'assistenza respiratoria con una respirazione non invasiva, non so se avete sentito parlare di NIV o di CPAP. Sì. Eh, Oppure, addirittura, nei casi veramente più gravi, si può arrivare anche alla ventilazione meccanica assistita tramite, tramite certo. respiratore. Professore, stiamo parlando di patologie croniche. Come tutte le patologie croniche, è anche fondamentale un'aderenza terapeutica, e che comporta anche un'alleanza. Un tra medico e paziente ma sì anche, nel, lì, nel anche, tempo ma sì, anche è... lì noi stiamo riscoprendo un pochino no, poi con terminologia americana dei concetti mm. che ci sono sempre, no, sempre stati esatto. nella stessa... adesso no, c'è il cosiddetto counseling bisogna sì, fare sì, counseling sì. e non si sa bene chi faccia questo counseling adesso sembra che il counseling sia dedicato oppure sia appannaggio più del personale infermeristico sì. che non del medico tra chi lo fa lo fa però io penso che sia fondamentale eh, forse sono un po' troppo sono stato tradizionalista e penso che sia importante ritornare a quel rapporto vero medico-paziente eh sì. che, che è un rapporto bionivoco, spero che non sia soltanto di tolleranza reciproca eh, ma sia di fiducia reciproca e naturalmente chi meglio del, del medico che spende eh, un pochino di tempo in più per spiegare Proprio quello che lei stava dicendo: cioè guardate, queste sono patologie croniche. Allora, la patologia cronica non è come la polmonite: la polmonite o il raffreddore eh, si guarisce e c'è la restituzione ditte, cioè si, si ritorna come prima. No, è una patologia cronica, per cui per mantenersi bene bisogna eh, seguire uno stile di vita adeguato e bisogna seguire una terapia eh, cronica che però attualmente permette di non peggiorare, permette in molte situazioni anche di migliorare le condizioni funzionali e comunque permette un'accettabile qualità, qualità di vita. Professore, in conclusione parliamo anche di, di ambiente, di quanto lo smog, sappiamo, possa essere oggi una problematica importante, soprattutto per i bambini in prospettiva. Eh, leggiamo delle cifre mh, davvero inquietanti rispetto alle morti legate allo smog, proprio per patologie cardiovascolari piuttosto che eh, polmonari. C'è possibilità in qualche modo di difendersi, di fare, tra virgolette, prevenzione, uno stile di vita, un'alimentazione che possa proteggere? No, perché su quello purtroppo il proprio stile di vita eh, può, può incidere da niente poco. C'è mm. tutta quanta una serie eh, di, eh, di interventi però sul territorio, sulle fabbriche, su quello che li sono gli scarichi delle, delle auto. Degli autobus, su quelle che sono le, le revisioni, eh, diciamo, programmate sì. del, 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 degli autovicoli che possono essere veramente fondamentali e ha ricordato bene lei. La prima cosa che viene in mente sicuramente è l'azione negativa del, del particolato sì. eh, sull'apparato respiratorio, e okay. questo diciamo, è facilmente comprensibile, ma abbiamo dei dati che, sì. di quanto questo possa essere dannoso anche su organi sì. come. Come, come il cuore io penso che sì va bene io adesso per esempio faccio un esempio ho ripreso ho ripreso la, 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 la bicicletta e naturalmente eh, effettivamente andando in giro anche per piccoli tratti uno naturalmente respira respira di tutto eh sì. sarebbe ideale mettere eh, anche la mascherina davanti davanti agli davanti alla allora. bocca però però voglio dire diciamo penso sì che Questo possa in parte proteggere, però ecco, la, la protezione sì. eh, sia rappresentata dall'utilizzo di energie alternative, sì. che, che, che è un quindi percorso, un, lungo, un percorso, sì. percorso sì, lungo, che, che proprio eh, è poi a livello proprio organizzativo sì. e sociale. E soprattutto credo in conclusione, ricordiamo anche quanto è importante per patologie complesse come queste di cui abbiamo parlato, anche rivolgersi ai centri di riferimento dove ci sia la possibilità di una presa in carico no, del paziente. Altro. Io questo lo dico con, con, con orgoglio perché come, come ho affermato prima, eh, qui siamo al Policlinico Umberto I di Roma, eh, qui è sede dell'Università alla Sapienza. Eh, il Qualsiasi discorso di tipo organizzativo deve partire da solide basi culturali, quindi questa è la, la prima cosa. E quindi la base culturale è forte, è questo approccio integrato cardiopolmonare. Eh sì. Questo approccio integrato cardiopolmonare, e quindi con un sistema che naturalmente vede la eh, compartecipazione di più specialisti. Eh, su, sulla, sullo, stesso, sullo stesso paziente in maniera coordinata. Bene, professore, la ringraziamo moltissimo. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie. Grazie.